Bentrovati al nostro appuntamento con la famiglia, spazio di approfondimento, riflessione e testimonianza. Questa puntata è dedicata al tema educazione e famiglia. Un bel tema, un tema grosso a parlarne in studio con noi. Ci sono due presidenti di associazioni dei genitori, Rosaria Danna che è presidente nazionale di Age Ollus, ben trovata, grazie, grazie di essere buongiorno. qui, e Roberto Gontero, presidente nazionale Agesc. Grazie dell'invito. Grazie. Allora, educazione e scuola. Mm, sentiamo tanto parlare di eh, scuola, c'è una legge su cui si sta lavorando, la buona scuola, eh, si, anche il Santo Padre parla spesso, eh, ha parlato in diverse occasioni eh, del patto educativo. Eh, anche la conferenza episcopale ha dedicato al tema dell'educazione le sue linee. Eh, eh, Presidente Age, quali sono oggi i campi di lavoro, le linee di azione della vostra associazione? Perché è nata questa associazione? Beh, questa associazione nasce innanzitutto proprio con la finalità di poter seguire nel percorso educativo i propri, i propri figli, innanzitutto, eh, appunto attuando una corresponsabilità educativa già fin dalla, fin dalla nascita no, dei, dei propri figli, che poi si, tra, si trasforma mano a mano con gli anni in tutto il percorso poi della vita, no? i genitori siamo per tutta la vita. Quindi, iniziando poi dalla scuola, nello specifico come lei faceva presente, eh, con gli anni c'è stata una serie di attuazioni anche di leggi, legislazione, anche dovuta proprio alla partecipazione attiva dei genitori della scuola, abbiamo i decreti delegati, gli organi collegiali, per poter mh, perfezionare poi mano a mano questa corresponsabilità educativa che però... Ad oggi forse non è ancora mh, in maniera, mh, attuata in maniera proprio perfetta mh, perché ci sono ancora delle discrepanze da quella che, di, che è la legislazione e quella che poi si attua poi effettivamente nella scuola. La scuola poi cambia in continuazione, ci sono tante riforme, eh, ci sono i POF, ci sono tutte queste sigle che eh, ovviamente i genitori conoscono bene, magari i nonni per sentito dire. Roberto Gontero, eh, bisogna essere sempre preparati. <ride> ah, noi siamo in riforma continua, quindi eh, la scuola italiana ha subito in, tanti, in questi anni, in questi decenni, tantissime riforme. Quello che noi, come Associazione Genitori delle Scuole Cattoliche, abbiamo osservato è che queste riforme non hanno prodotto purtroppo dei passi eh, avanti coerenti e costanti, ma sono riforme sulle riforme e quindi ogni volta è un ricominciare da capo e ogni volta è un mettere di fronte i genitori a delle novità che però contraddicono le vecchie novità e quindi non, non innovano quasi nulla. Non è una critica a tutto campo perché sicuramente eh, noi siamo consapevoli che la scuola la fanno i soggetti, i soggetti della scuola sono ovviamente i dirigenti scolastici, lo sono gli insegnanti lo sono gli studenti ovviamente e lo sono anche molto i genitori. Questo purtroppo nelle riforme è proprio il punto debole, perché in tutte le riforme, compresa la non riforma degli organi collegiali, perché è una non riforma, nel senso che anche nella legge 107, che è la riforma ultima, ma che riforma tutto il resto, sugli organi collegiali non c'è scritto proprio nulla. Quindi noi come associazione dei genitori ci chiediamo che tipo di riforma è, se vuole riformare la scuola dei soggetti della società civile. Che non contempla la presenza costitutiva dei genitori. Perché i genitori sono una presenza costitutiva della scuola. Se noi li mettiamo ai margini, come fa la 107, se noi nella 107 non comprendiamo che cosa i genitori devono fare e come lo devono fare e con quale ruolo, facciamo una riforma che ancora una volta è fatta sulle teste delle famiglie e non guarda, in effetti, come non è la 107, non guarda al bene dei ragazzi. Perché è una riforma che ha puntato fondamentalmente e purtroppo soltanto alla questione dell'assunzione o quasi del tutto non, non dico del tutto perché non è giusto a la questione dei docenti la scuola ha bisogno di parlare anche di altro i docenti sono essenziali e per fortuna che ci sono dei gran buoni docenti sia nella scuola statale che nella scuola non statale questo noi lo riconosciamo però bisogna parlare dei figli bisogna parlare dei ragazzi bisogna parlare di educazione nella 107 questo tema educativo non c'è e siamo già entrati nel vivo, nel punto dolente, <ride> mi sembra. Eh, Rosaria Danna, l'Age riunisce i genitori delle scuole in generale, in no? È un'associazione di ispirazione, eh, mi diceva eh, cristiana, cattolica, 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 che però rappresenta cristiana, i genitori di scuola etica cristiana, dell'etica cristiana. Quindi. E, e quindi siete genitori che avete le, i figli nelle scuole statali pubbliche. Certo, pubbliche. Quindi l'istruzione. Partendo dal fatto che l'istruzione è un diritto per tutti, paritarie, non paritarie, statali, pubbliche, quindi se parliamo di istruzione, l'istruzione è un diritto di tutti, di tutti quanti, di tutti i cittadini. Io sono, concordo con, con Roberto quando eh, si, 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 fa, si, si guarda queste nuove riforme che non hanno fatto altro col susseguirsi degli anni non attuare delle vere e proprie ehm, ricadute su quello che è poi la, di la didattica funzionale. No? Abbiamo mh, questa legge ricca di innovazioni anche per quanto riguarda molto in riferimento alla formazione dei docenti, alla, alle innovazioni didattiche digitali, eh, è molto ricca di tanto, però all'attuazione, almeno quella che è la percezione no? del fruitore, che, che quindi siamo la famiglia. Non è, non è attuabile perché è molto in, discorsa, in discordanza con quello che sono le circolari rispetto a quello che poi si attua nelle scuole. Nelle scuole si vivono grossi disagi anche proprio economici di attuazione, quindi anche attraverso i POF, che i PTOF, in effetti sono POF triennali, cosa sono. Sì, sono, adesso sono POF triennali, cioè piani. Non, i piani eh, offerta formativa triennale, prima era solo il POF, cioè con la legge dell'autonomia si è introdotta il POF, cioè che nella scuola... La scuola poteva presentare il suo modello no, di, di scuola con varie iniziative e il e programma, dei, programma non solo, ma anche una serie di progettualità che, mh, di intervento rispetto poi al territorio sociale, alla, al, mh, alle dinamiche anche, anche che si strutturavano all'interno della scuola. Questo non si è poi verificato ne, veramente, o, o meglio, alcune scuole l'hanno poi forse preso a pieno però in, in altre scuole c'è sempre la difficoltà di sostenere tutte queste belle iniziative, anche se ci sono delle linee di intervento programmatiche di, 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 di rafforzo alla scuola che può essere anche sono i cosiddetti PON, che sono piani, di, piani nazionali dove, vengono, dove le scuole afferiscono attraverso gli uffici scolastici regionali per vari progetti e che possono essere rinforzati. Nella, nelle loro scelte di programma educativo. Voi aiutate i genitori comunque a eh, essere presenti, a essere responsabili. Allora, mh, vorrei spiegare bene, vorrei che il presidente eh, Contero spiegasse bene che cos'è l'AGESC, che riunisce invece i genitori delle scuole cattoliche, le quali scuole cattoliche sono scuole paritarie, ovvero fanno parte del sistema nazionale di istruzione a tutti gli effetti con la legge 62 del 2000. E quindi dovrebbero essere, avere pari dignità, possiamo dire? E quindi dovremmo avere, proprio come sostiene quella legge, l'esatta parificazione di quello che è il sistema statale con quello del sistema non statale, in quanto le nostre scuole, già prima della legge 62, ma a maggior ragione con l'imprimatur della legge italiana, nel 2000 hanno la stessa parificazione, per cui gli stessi doveri e gli stessi diritti, salvo il grande neo, che però è molto grande, della non parità economica, per cui di fatto queste scuole che fanno un servizio pubblico e sono obbligate ad accogliere tutte le persone, tutte le famiglie, tutti i figli che vogliono accedere a queste scuole, che hanno un preciso progetto educativo che è cristianamente orientato, perché sono scuole cattoliche, quindi aderiscono a quello che è il Magistero della Chiesa, ma devono comunque accogliere, e lo fanno, lo fanno concretamente, perché noi le viviamo, viviamo in queste scuole e vediamo che vengono accolti qualunque tipo di eh, figli, di famiglie di tutti i generi, di, di qualunque religione, di qualunque stato sociale, ivi compresi, per obbligo di legge, ma anche per servizio, i ragazzi che, portano che hanno una disabilità. Quindi questo significa che la scuola fa un servizio pubblico, pur essendo un servizio legato a un progetto educativo molto, molto preciso, sì. e, e, però lo Stato non ha in questi 16 anni di legge riconosciuto paritariamente le risorse economiche che queste scuole dovrebbero ricevere. E questo è una discriminazione, è una discriminazione intanto non, è un non ottemperare a una legge italiana. Intanto è non attemperare a una Costituzione italiana che in più articoli della Costituzione recita proprio come lo Stato deve togliere tutti gli impedimenti che creano eh, appunto una difficoltà a una famiglia per accedere nella scuola pubblica. Noi siamo scuole pubbliche. Però dovendo pagare perché lo Stato non riconosce effettivamente questo servizio pubblico, dovendo pagare automaticamente queste scuole, questo, questo fatto discrimina discrimina le famiglie meno abbienti, oggi una famiglia che non se lo può permettere per tanti motivi di pagare una retta aggiuntiva ai già tanti costi che una famiglia ha proprio, proprio per la scuola, è chiaro che questo discrimina questa famiglia o questo genitore mettendola nell'impossibilità di scegliere una scuola. Questo è un discrimine ancora più grande per quanto riguarda i ragazzi disabili, i ragazzi disabili hanno bisogno di un segnale di sostegno, nella scuola statale giustamente ce l'hanno. Nella scuola paritaria non ce l'hanno e quindi questi ragazzi, questo costo dell'insegnante di sostegno va tutto a carico della scuola e in parte della famiglia. Questo significa in, in parte, eh, sostanzialmente, che la nostra scuola non è equa, cioè e questa riforma della legge 107, come le precedenti riforme, non hanno sanato ma non lo hanno sanato anche nei confronti dei genitori della scuola statale che stanno subendo, e poi Rosaria lo può confermare, stanno subendo tutta una serie di costi in più, costi aggiuntivi che non dovrebbero sostenere, perché noi paghiamo le tasse, i genitori della scuola statale pagano le tasse per avere un servizio, quindi non, è, non si deve nel momento in cui poi a scuola vengono chiesto continuamente dei soldi, perché molte famiglie non lo possono fare. Attenzione, noi abbiamo una dispersione scolastica in Italia che è altissima in rapporto a quello che è la dispersione scolastica, parliamo solo dell'Europa. E la dispersione scolastica è generata da che cosa? Sicuramente da una problematicità legata alla famiglia, ma probabilmente molto legata anche alla povertà. Allora se noi vogliamo veramente creare una scuola che aiuti i ragazzi, il famoso termine brutto ma che fa capire ascensore sociale, la scuola ha questo, deve aiutare a questo i ragazzi, creare culturalmente. E anche dal punto di vista sociale, una maturità per poi entrare nel mondo del lavoro, ma se i ragazzi hanno già difficoltà perché le famiglie hanno difficoltà, che ascensore sociale è? Queste persone a 14, a 15, a 16 anni abbandonano la scuola. Quindi, questa è, è la grande eh, denuncia che noi facciamo come associazione di genitori, no? che siamo anche riuniti al ministero sotto la sigla del FONAG, Forum Nazionale dei Genitori sì. della Scuola. È una battaglia a tutto campo. Oggi abbiamo per esempio la battaglia del panino e della mensa. Cioè, siamo arrivati ancora più in basso di quello che già eravamo e la colpa di chi è? Se tutte queste riforme non sono riuscite in 100 anni, 150 anni a rendere la scuola più equa, più giusta, per far sì che tutti possano avere le stesse identiche possibilità di diventare adulti, di diventare uomini, donne, che poi nella società contano, evidentemente la battaglia per ora è persa, ma chiaramente noi non disperiamo, come genitori saremo i primi a... A, fare, a farci un danno se non avessimo quella speranza che da un lato è cristiana, da un altro lato è laica, ma sempre speranza è che si possa migliorare. Ma se i genitori non vengono ascoltati quando si fanno le riforme e le riforme vengono fatte sulla nostra testa, voi capite che a questo punto è, è qualcuno che riforma ma senza sentire quello che i genitori hanno bisogno. Ci sono gli insegnanti ma non si possono trasformare anche in genitori. Molte volte gli insegnanti ci viene detto sono già genitori. Ho capito, ma i genitori hanno una peculiarità nella scuola e non vogliamo essere sostituiti da nessuno. Allora, già ci ha fatto capire qual è il nodo della questione. e Prima di dare la parola alla Presidente Agge, vorrei ascoltare con voi un brano eh, tratto da un'udienza generale del Santo Padre il 20 maggio 2015 in cui ha parlato proprio di, a proposito di famiglia, di educazione. Ascoltiamo. Di fatto si è aperta una frattura tra famiglia e società, tra famiglia e scuola. Il patto educativo oggi è diventato rotto e così l'alleanza educativa della società con la famiglia è entrata in crisi perché è stata minata la fiducia reciproca. I sintomi sono molti. Per esempio, nella scuola se sono intaccati i rapporti tra i genitori e le insegnanti. A volte ci sono tensioni e fiducia reciproca e le conseguenze naturalmente ricadono sui figli che hanno D'altro canto si sono moltiplicati i cosiddetti esperti che hanno occupato il ruolo dei genitori anche negli aspetti più intimi dell'educazione, sulla vita affettiva, sulla personalità e lo sviluppo, sui diritti e sui doveri. Gli esperti sanno tutto, oggettivi, motivazioni. Tecniche. e i genitori devono solo ascoltare, imparare e adeguarsi. Privati del loro ruolo, esse diventano spesso eccessivamente appesantiti e possessivi nei confronti del loro figlio fino a non correggerle mai. Ma tu non puoi correggere il figlio tendono ad affidarli sempre più agli esperti, anche per gli aspetti più delicati e personali della loro vita, mettendosi nell'angolo da soli. E così i genitori oggi corrono il rischio di autoescludersi dalla vita dei loro figli. E questo è gravissimo. I genitori rischiano di autoescludersi dalla vita dei loro figli. Il Papa fa una bella sintesi eh, di questa situazione. Si è aperta una frattura tra famiglia e società, voi lo avete detto. Rosaria D'Anna, eh, allora il peso cade sui figli, il peso cade però anche sui genitori che devono un po' capire come intervenire. Eh, diceva che ci sono anche dei costi aggiuntivi per le famiglie. Certo, dei, dei costi aggiuntivi dati dal, dal cosiddetto contributo, contributo alunni che nasce come un, un rinforzo all'assicurazione per i bambini che permangono nella scuola, che poi in effetti si trasforma di fatto in un contributo che. Alcuni citano volontario, ma che non è volontario perché ehm, si stabilisce attraverso il Consiglio di istituto una cifra che il genitore deve erogare a fronte di una serie di servizi mancanti, come diceva Roberto, che, che sono tra, tra i più svariati tra cui anche la carta igienica, spesso che manca proprio di fatto nella scuola. Quindi questo si denuncia, si denuncia una, una poca attenzione proprio a quello che sono anche i bisogni sociali. Ripeto, per quanto riguarda la diversificazione, il POF doveva nascere proprio per permettere al genitore di diversificare un attimo anche l'orientamento no? della scelta anche educativa, didattica, eh, scegliendo una, la scuola anche pubblica dove il figlio poteva accedere secondo un, dei parametri. Che potevano essere poi, di, secondo dei parametri, che potevano poi compiacere la famiglia, però poi di fatto non è così, perché anche i POF, i PTOF, ripetiamo a dirlo PTOF perché si chiama PTOF con la 107, con la 107 che dovrebbero. Andare proprio veramente ad, ad essere attuati facendo un'analisi dei territori, dei bisogni sociali delle famiglie, eccetera. Ma di fatto non viene, non viene mai chiesto alle famiglie qual è il bisogno, eh, ci sono delle, mi, mi posso immaginare, de, delle zone deprivate socialmente, come può essere anche la zona della campagna da cui provengo, dove ci sono dei quartieri che hanno bisogno che il pomeriggio. Mh, ci potessero essere interventi proprio di tipo proprio didattico, rafforzativo per gli alunni, però di fatto spesso non vengono, non vengono attuati e quindi le famiglie sempre, ma proprio la, la fascia più debole viene sempre poi chiaramente penalizzata, penalizzata al massimo anche dalla scuola pubblica come, cioè pubblica come istruzione globale diciamo viene proprio penalizzata proprio da questo perché non si va a fare un, una vera rivela, rivelazione dei bisogni, cioè non è vero che si, poi, si attua tutto questo. Visto alla fine. Gontero, il Papa parla eh, del rischio di autoescludersi, parla anche del fatto che si moltiplicano i cosiddetti esperti. Mi sembra che voi avete presentato di recente proprio un progetto per aiutare i genitori a essere. Sì, noi, beh, intanto questa frase del patto educativo che si è rotto eh, richiama eh, per noi un momento molto bello dell'udienza che abbiamo avuto privata con Papa Francesco, privata, eravamo più di 450 persone, quindi molto poco privata, era proprio tutta la nostra associazione dal punto di vista del Consiglio Nazionale con i figli il 5 dicembre 2015, circa sette mesi, mesi dopo questa frase, dove lui ci ha ribadito appunto questo concetto del patto educativo che si è rotto. La nostra associazione che cosa fa per ricostruire questo patto? Beh, da 40 anni noi ci occupiamo nelle scuole cattoliche, paritarie, di formazione genitori. Quindi questo è l'input per cui noi siamo nati e per cui siamo nelle scuole presenti nei, nei gruppi genitori, noi li chiamiamo comitati di genitori costituiti che si associano all'Agesc e anche quelli che non si associano per fare formazione. Proprio in questi, oggi pomeriggio, tra due ore, alla Camera dei Deputati presso la Sala Stampa noi presenteremo quello che è l'ultimo progetto nato eh, che si chiama AGESC-FORM, eh, un gruppo di lavoro di nostri genitori eh, sotto la direzione della dottoressa Vianello, che ha curato scientificamente insieme ad altri genitori il gruppo del comitato esecutivo, eh, ha costruito questo progetto, che è proprio un progetto che parla di eh, responsabilità educativa, di ricomposizione di questo patto. Eh, per noi la corresponsabilità educativa con le scuole è una cosa primaria. Il progetto educativo di dell Istituto dei, delle, scuole, delle nostre scuole parla fortemente di comunità educante, di comunità educativa, che è un concetto che va ripreso perché eh, non si può educare da soli, oppure non si può educare escludendo altri e quindi i genitori non possono escludere gli insegnanti, fargli la guerra, è sbagliato, non è educativo, quindi assolutamente i genitori non sono dei sindacalisti dei figli. Eh, o gli insegnanti non possono es escludere i genitori dal contesto educativo. Quindi questo patto è da ricostruire per noi attraverso Ages Form, prima c'era un altro, nel 1999 c'era un altro grande piano di formazione che l'Ages aveva fatto con le scuole cattoliche salesiane, oggi Ages Form è la nostra risposta che nei prossimi anni aiuterà tutti i genitori, non solo delle scuole cattoliche, non solo le scuole paterne, ma sarà aperto a tutti i genitori, che basterà. Che potranno andare sul nostro sito, accedere alla piattaforma, dove troveranno dei percorsi di formazione su alcuni temi molto importanti. Lui parlava nell'intervista del Papa, nella, nel discorso che parlava il Papa, della sfera sessuale, in cui gli esperti si stanno sostituendo ai genitori nel fare il loro mestiere. Noi non vogliamo che gli esperti parlino a nostro, eh, in, invece nostra su temi di sensibili, su temi educativi come quelli della sessualità. Lo possono fare in una certa dinamica legata a noi. Cosa è successo negli ultimi anni? Negli ultimi anni invece è successo, da tre anni a questa parte soprattutto, è successo che nelle scuole italiane sono entrati dei soggetti terzi a parlare invece dei genitori per educare i nostri figli su tematiche legate alla sessualità, cosa che invece siamo in grado di fare benissimo noi. Anche il genitore più sgangherato, diceva Don Bosco. Anche il genitore più sgangherato è in grado di spiegare ai propri figli purché venga messo in condizione di farlo, di spiegare ai propri figli le cose importanti della vita. Ma non lo diceva solo Don Bosco, lo dicevano anche tutti i laici più esperti, ma la collaborazione è che noi non vogliamo essere soppiantati. Il patto educativo si è rotto perché qualcuno ha voluto soppiantare quella che è la funzione genitoriale. Noi lavoriamo con questo Agis Forum che è un bellissimo progetto, un grandissimo progetto. Noi invitiamo tutti gli ascoltatori. Ad andare sul nostro sito, così come farà anche l'Age per il loro progetto, perché questo progetto nasce, questo dobbiamo dirlo, anche grazie alle risorse che il Ministero sì. dell'Istruzione ha sì. messo a disposizione delle, delle associazioni dei genitori. Quindi questo è un riconoscimento che finalmente c'è una corresponsabilità anche in questo. I genitori devono andare a formarsi, devono non, non si è mai formati abbastanza. Io sono anche già nonno, quindi lo posso dire per me. Frequentare il ministero, la, la conferenza episcopale, i gruppi dei genitori, lavorare nelle scuole, andare nelle piazze, fare delle conferenze è un arricchimento. Quindi, noi dobbiamo continuare ad arricchirci, a formarci perché non siamo mai arrivati. Però se si, è chiaro, si smette di fare questo dicendo adesso non tocca più a me perché mio figlio ha 25 anni, questo è un errore grosso come una casa. Perché i ragazzi, no, no, i, ragazzi i giovani, non sono mai Cambiano, poi nel... le generazioni sono, cambiano, altri modi no, di sociali fa... poi si diventano. Ah, sì. no, finiamo come genitori nella scuola e diventiamo genitori sociali. Ma come La si social... fa con questo patto educativo rotto? Che cosa? Eh, beh, fate con è i è forte, genitori? è forte come, è forte come, come frase. Ci, ci, da, ci permane addosso una grande responsabilità, se è rotto, perché condivido con Roberto quando si, ehm, si parla di scelta, no? di scelta educativa, e che viene meno nel momento in cui noi ci troviamo a, ad essere poi stravolti da interventi che. Eh, sicuramente possono anche essere eh, necessari, però non senza il consenso dei genitori nella loro responsabilità educativa. Quindi, Quando entra qualcuno a parlare di educazione sessuale i genitori non lo sanno, eh, come no, bisogna eh, comportarsi. Eh, credo proprio che lì dovrebbe essere fatto un percorso anche, anche ai genitori no? per, per co comunque far capire qual è il percorso che si intende intraprendere. Figli, cioè, io dico che tutti i percorsi che si fanno ai propri figli, no? anche che siano progetti che siano ehm, anche percorsi specifici come quello della sfera sessuale oppure anche con altri, altri argomenti, no? di, rilevanza, eh, di rilevanza di rilevanza di grande importanza come anche il bullismo oppure altri altri argomenti di forte impatto sociale, ma deve essere sempre fatta prima un percorso anche ai genitori per poter far capire anche di copertecipazione, perché non è che ci possiamo trovare ragazzi dove si parla di alcuni argomenti anche delicati e poi a casa noi genitori non ne siamo né informati né preparati spesso a questi ritorni poi che ci lasciano un attimino... Sì, che si vengono a sapere quasi per caso. Per caso sì. mm, e ultimamente questo... ho sentito anche in televisione è stato presentato un caso del genere, ormai è un po' all'ordine del giorno, ma poi dico ogni ragazzo anche è diverso, ognuno ha la sua sensibilità. Ma poi c'è una, una soggettività politica che, i genitori devono, sociale, politica che i genitori devono riprendere in mano, cioè noi non possiamo essere avulsi da quello che è la questione culturale nel nostro paese, no? troppi genitori hanno delegato ormai o alla politica o al sindacato o altri e invece noi crediamo da 40 anni e ribadiamo che i genitori devono riprendersi in mano, la questione educativa ma la questione è anche etica e anche, soprattutto, chiedere alla politica un maggior rispetto, un maggior rispetto di quelle che sono le istanze della società civile, una maggiore sussidiarietà. E purtroppo va un po' riformato tutto il nostro sistema sociale, anche della comunicazione, no? che ha, tra virgolette, molte responsabilità, perché comunque non sono tante, per esempio, le televisioni pubbliche o private, che fanno interviste con i genitori come state facendo voi. No, purtroppo molte volte si invitano gli esperti, perché gli esperti fanno audience, hanno probabilmente delle capacità maggiori di comunicazione, che però molto spesso eh, deviano da quello che è il sentiero eh, che i genitori dovrebbero percorrere per arrivare al tema educativo. Il Papa Francesco ha detto una cosa molto bella che tutti i genitori dovrebbero eh, tenere sempre a mente. Lui ha detto, voi genitori dovete educare i vostri figli a essere degli scalatori. Mentre molte volte li educate soltanto ad essere degli sciatori. Che cosa voleva dire con questo? Cioè, un, i ragazzi vanno educati a tante cose, ovviamente, ma soprattutto a una cosa, che la vita si, eh, se la, si costruisce con la fatica e col sacrificio. Noi abbiamo invece dei comunicatori che non fanno null'altro, o delle trasmissioni o dei modi di comunicare, che non fanno nient'altro che presentare una vita che si può ottenere col sotterfugio, con l'inganno, la televisione, ma anche, non solo televisione, adesso anche internet. Quindi noi genitori remiamo, cioè siamo, dobbiamo anche combattere una battaglia per far capire ai nostri figli qual è la scelta che loro devono fare, mentre un mondo gli propone un ideale o un modo di vivere. Fatta sulla semplicità, sui soldi facili e quindi poi certo. vediamo i risultati che avvengono, no? C'è cioè queste ragazzine e ragazzini purtroppo che si prestano, si vendono per pochi soldi, per comprarsi il cellulare, eccetera, perché hanno, maturano queste cose? Certo, la responsabilità è della famiglia, dov'è la famiglia lì? Questo sono d'accordo, è, è il nostro compito è proprio quello. Certo. Ma perché questi ragazzini e ragazzine fanno quello? Quando invece noi gli abbiamo detto, gli abbiamo insegnato, dovremmo insegnargli, guarda, che queste cose tu te le ottieni con la fatica. Ma se noi ai ragazzini a tre anni già gli regaliamo dei regali che dovrebbero prendere a 18 anni, è chiaro che diventa difficile educare in questo. Cioè, l'educazione deve avere comunque un'etica. Per noi cristiani, per noi cattolici, l'educazione è anche una cosa che c'entra con un modello antropologico. Per noi l'educazione è anche cristiana, non è soltanto l'educazione. L'educazione cristiana ha un senso molto preciso, si rifà a una figura di un personaggio storico, vivente, che è oggi è vivo, che è Cristo, per cui questo personaggio ci ha detto delle cose e ci ha tramandato dei valori. Ma anche penso che nella scuola bisogna avere la possibilità di dire questo per me è cattivo e questo, e questo è... è buono, non mi puoi tu imporre quello che certo. per te è buono. I genitori, i genitori nella scuola non devono fare i sindacalisti ma non devono neanche chiudere mm -hmm. gli occhi. La nostra presenza è di persone vigili, intelligenti, che si confrontano, che non fanno i sindacalisti, ma che poi al momento sanno dire no. Mante. Abbiamo il tempo che vola, eh, vorrei sentire con voi un ultimo brano del Santo Padre, sempre nella stessa udienza, e poi commentiamo, torniamo in studio per commentare prima di salutarci. Quanti esempi stupendi! Abbiamo di genitori cristiani pieni di saggezza umana e si mostrano che la buona educazione familiare è la colonna vertebrale dell'umanissimo. La sua irradiazione sociale è la risorsa che consente di compensare le lacune, le ferite, i vuoti di paternità e maternità che toccano i figli meno fortunati. Questa irradiazione può fare autentici miracoli e nella Chiesa succedono ogni giorno questi miracoli. Ma mi auguro che il Signore doni alle famiglie cristiane la fede, la libertà e il coraggio necessario per la loro missione. Se l'educazione familiare ritrova la fierezza del suo protagonismo, molte cose cambieranno, cambieranno in meglio per i genitori incerti e per i figli delusi. È ora che i padri e le madri ritornino dal loro esilio. Perché si sono autoessilati dall'educazione dei figli, che ritornano dal loro esilio e riassumano pienamente il loro ruolo educativo. Speriamo che il Signore ci dia questa grazia di non autoessilarsi. Nell'educazione dei figli e questo soltanto lo può fare l'amore, la tenerezza e la pazienza. Grazie. Parole che danno coraggio penso. Proprio appunto per questo, quindi anche come associazione genitori che riuniamo gruppi di genitori proprio per la, la sollecitazione attiva ma anche al confronto quindi come giustamente diceva Roberto, loro come AGES si sono attivati nella formazione, ma anche l'AGE fa la stessa cosa da anni sia con le scuole genitori, ma anche grazie al progetto ehm, con la, del MIUR con, questi, sta, con i finanziamenti, noi stiamo, attu abbiamo attuato un progetto di partecipazione attiva dove c'è un continuo confronto sia per la sollecitazione della partecipazione nelle scuole ma anche di confronti sulle le problematiche educative che ci, che ci riguardano appunto per poter insieme. Eh, rendere appieno e attuabile questa, questa nostra corresponsabilità educativa. Colonna vertebrale dell'umanesimo, la buona educazione familiare, quindi non autesiliarsi, continuare nel vostro lavoro. Eh, noi continueremo certo. il nostro lavoro, abbiamo fatto 40 anni, quest'anno continueremo per altri 40 perché comunque, di fatto, come genitori, Capiamo benissimo, siamo nel decennio dell'educazione, dell in più nella Moris Letizia ci sono capitoli che parlano di educazione, fa scritti da Santo Padre, dopo due sinodi sulla famiglia, se la Chiesa si è fermata a ragionare su due sinodi in due anni conseguenti vuol dire che effettivamente la sollecitudine verso la famiglia, verso i genitori, di questa attenzione, di, questa maggior, di questo maggior impegno, Fuori dalla scuola, per noi dentro la scuola, vuol dire che effettivamente c'è veramente molto bisogno di questa pazienza, di questo amore, di questo entusiasmo, di questa partecipazione. Grazie di cuore della vostra partecipazione. Allora un invitato. incoraggiamento a tutti i genitori ad essere presenti, a seguire i figli e anche penso a cucire eh, rapporti di collaborazione con la scuola, con gli insegnanti. Grazie di cuore di essere stati qui, ai nostri telespettatori, grazie di averci seguito e buon proseguimento. Grazie. Grazie a voi. Grazie.